Rita, rappresentante del progetto Il Libro del Martedì, ed in questa occasione collaboro con Radio Lodi nell'ambito del Festival dei Comportamenti Umani. Vi parlerò di un autore che si sta rivelando una chicca nel mondo della letteratura italiana contemporanea, ovvero Andrea Vitali. Avremo il piacere di incontrarlo nell'ambito del Festival dei Comportamenti Umani domenica 12 maggio alle ore 16 presso il Teatro alle Vigne. Andrea Vitali è nato nel 1956 a Bellano, sulla sponda orientale del lago di Como. Inizialmente era incline a scegliere la difficile via verso il giornalismo, ma ha voluto soddisfare le aspirazioni paterne che lo vedevano medico. Infatti svolge la sua professione di medico di base nel suo paese natale. Ha sempre avuto la passione per la lettura e la voglia di cimentarsi nel campo letterario. Infatti esordisce nel 1990 con il romanzo breve Il procuratore, oltretutto per il quale vince il premio Mont Blanc per il romanzo giovane. Nel 96 invece vince il premio letterario Piero Chiara con L'ombra di Marinetti, ma il vero successo arriverà nel 2003 con Una finestra vista lago, premio Grinzane Cavour e premio Bruno Joffrè 2004. L'immaginario narrativo di Vitali si colloca sulle sponde del lago di Como e racconta una provincia fatta di personaggi comuni e nel contempo esemplari. Ha vinto molti altri premi letterari ad oggi ed è stato tra i finalisti sia allo Strega che al Campiello 2009. I suoi libri vengono inoltre tradotti in Francia, Germania e Serbia, Grecia, Romania, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Ungheria e Giappone. Quest'anno la Mondadori Electa ha pubblicato la sua ultima fatica, Le tre minestre, uscito il 29 gennaio 2013. Questo romanzo è in realtà un racconto autobiografico che con lo stile tipico dell'autore, spassoso ma poetico, musicale oltre che estremamente accattivante, presenta la sua gioventù passata in compagnia delle sue tre zie, soprannominate le tre ministre, o per meglio dire minestre. Cristina, il ministro degli interni, è colei che gestisce ed amministra le faccende domestiche e la cucina. Colomba, invece, ministro dell'agricoltura, si occupa dell'orto e delle attività agricole di famiglia. Paola, infine, ministro degli esteri, è impegnata professionalmente fuori casa e cura le relazioni con vicini e parenti. Il giovane Vitali prende spunto di continuo dalle qualità attribuite ai cibi di casa, o per meglio dire, dalle loro presunte virtù terapeutiche, per raccontarci vari aneddoti familiari che lo forgeranno nel suo diventare uomo. Siamo negli anni 60, dove ancora si parla il dialetto, anche perché ci troviamo nella provincia. E l'amore delle sue zie, così rustico ma profumato, dettato dal buon senso ma ricco di superstizioni, fa da cornice a questo susseguirsi di avvenimenti semplici ma spassosissimi. Siamo completamente avvolti in una cultura popolare di altri tempi, un tuffo nel passato con qualche ricetta dell'epoca, della tradizione locale, e che scalda letteralmente il cuore ed il corpo. Quindi siamo tutti in trepidante attesa di domenica 12 maggio alle ore 16 per incontrare questo fantastico autore, Andrea Vitali, presso il Teatro alle Vigne, nell'ambito del Festival dei Comportamenti Umani a Lodi. Alla prossima.